Benvenuti, sono Wirefly75 e oggi ci troviamo su World of Warplanes, un nuovo gioco che ho voluto portare sul canale. Allora, che ci porta a bordo di aerei da guerra della Seconda Guerra Mondiale, americani, tedeschi, russi, giapponesi. Io qua sono già abbastanza avanti. Ho due aerei tedeschi, uno russo. Questo è il primo aereo tedesco, questo è il secondo. E sono due caccia, quindi per adesso non sono ancora attrezzati per bombardare. Poi un aereo americano, anch'esso non ancora attrezzato per bombardare, un giapponese e un inglese, un aereo inglese. Allora, praticamente questo gioco è strutturato in un hangar, praticamente dove noi terremo gli aerei e potremo fare manutenzione e svilupparli, ricerca, dove avremo tutto un albero con tutte le nazioni diciamo, gli aerei che possiamo ricercare. Per esempio, vedete anche URSS, America. Quelli più numerosi sono i tedeschi, Giappone, Gran Bretagna e Cina, che però, vabbè, ancora ci sono solo due aerei. Allora, praticamente anche qui, come in World of Tanks e in World of Thunder, c'è il meccanismo dell'oro e dell'esperienza. Naturalmente qui viene divisa l'esperienza, diciamo così, dell'aereo, quindi l'esperienza, diciamo così, esperienza velivolo e l'esperienza tecnica. L'esperienza velivolo si conquista naturalmente pilotando gli aerei e facendo le battaglie, mentre invece l'esperienza tecnica si ottiene man mano che si ricercano gli aerei. Io direi subito di partire in battaglia. Eccoci finalmente in battaglia. Allora, come vedete, ci sono vari tipi di bersagli, che sono sia terrestri che aerei, e a seconda, diciamo, di quello che di quello dove si vuole mirare, si possono fare o gli obiettivi terrestri oppure gli obiettivi aerei. Eccoli qua, infatti questi sono gli obiettivi aerei. Io per esempio adesso mi concentrerò sugli obiettivi aerei, in modo da fare un peso un po' più alto. Olè, ne abbiamo già ammazzato uno, naturalmente anche con altri giocatori, non solo io. No, quello è troppo alto per noi. Attenzione però che ci stanno
bisogna stare attenti molto in questo gioco alle come anche in War Thunder, alle collisioni aeree, perché veramente un attimo, eccolo qui, lo stiamo cominciando. Attualmente questi sono tutti i giochi che andrebbero fatti in squadriglia, secondo me sono molto più, però devo dire a me, eccolo qui. No, mi ha dato, vabbè, mi ha dato l'assist, sempre così, oh. Basta che gli altri mettano, prendano anche di striscio uno e ti dà l'assist, e ti dà l'assist. L'altro oggi sto facendo un po' di schifo, mi sto facendo regale dagli altri. Andiamo un po' su sopra la montagna e andiamo a prendere questo aereo che mi sa di bombardiere, infatti lo è. Oltre che questo probabilmente ha la mitragliatrice superiore, però se io lo abbatto, ok, abbatto, ce ne sono altri? No, vinto. Eccoci, vinto. Ecco, vedete, questa è l'esperienza che io ho accumulato in tutto il in tutta la partita, e questo è l'oro che infatti, come vedete, si va a sommare. Questo va sommato all'esperienza velivolo. Questo arriverà quando io ricercherò il velivolo, e quindi mi farà ricercare la tecnica sarà sempre più all'avanguardia, e quindi io guadagnerò punti tecnica, e quindi sarà più veloce fare gli aerei. Potrò anche prendere aerei senza renderli disponibili senza dover ricercare senza dover migliorare gli aerei che già ho. Ok, quindi adesso direi di sviluppare questo in modo da prendere un po' di, ok, facciamo un po' di ricerca. Vediamo un po'. Ok, quindi poi piano piano tutti i velivoli vanno ricercati fino ad andare su ricerca, per esempio UK. Vedete, questi per esempio si possono ricercare. Io farò 135 di ricerca, quindi farò così. Lui mi darà la possibilità quindi di ricercare questo Bulldog 2. Infatti, se io faccio ok, lui mi spende i soldi, i punti esperienza del mio velivolo precedente, e quindi mi dà la possibilità di prendere il Bulldog. Vedete, per 2900 soldi io avrò il Bulldog nel mio deposito, quindi lo potrò lo potrò impostare come velivolo
nell'hangar e quindi poi poterci giocare. Quindi praticamente questo è World of Warplanes. Io devo dire che a me piace moltissimo questo gioco, perché mi piacciono molto i giochi, comunque questa tipologia di giochi ormai mi sembra abbastanza chiaro, mi piace molto. Quindi porterò anche questo gioco, probabilmente il giovedì, insieme alternato con World of Tanks, e quindi spero piano piano di allargare ancora di più il mio parco giochi, diciamo, e quindi darvi diverse esperienze in vari tipi diversi, o tipologie, oppure giochi diversi, tipologie di giochi e diversi giochi, e quindi intrattenervi il più possibile. Alla prossima.